Ciao! Allora, in questo video vi voglio spiegare il mio metodo per evitare che l'ombretto durante il giorno si sciolga. Cerco di spiegarvi meglio. Allora, se mi seguite da tempo nei video, continuavo a dirmi, soprattutto nei video dove andavo in giro, che stavo testando un metodo per non fare sciogliere l'ombretto, anche perché io ho la palpebra che tende a l'occhio proprio. Tende a lacrimarmi molto spesso, quindi basta un po' di sole, un po' di luce, il vento, il freddo, quindi l'allergia. In ogni stagione a me lacrima la palpebra e tende sempre l'ombretto a sciogliersi in questo punto. Quindi metti pure la matita waterproof, metti pure tutto quello che volete, ma tendeva sempre un po' a sciogliermi. E oltretutto mi trovavo anche a metà giornata che era un po' un panda, quindi non era proprio bello da vedere. Un giorno, truccandomi, mi è venuto il flash di provare a fare una cosa che adesso vi mostro. E ho provato, ho fatto vari test, l'ho provato in varie temperature, quindi con il freddo, giornate che stavo fuori tutto il giorno, giornate che stavo in casa al PC tutto il giorno, giornate che andavo in giro con il vento, con il sole, l'ho provato davvero e funziona, soprattutto funziona. Ovvio, l'ho testato sulle piccole lacrimamenti, quindi se andiamo in piscina oppure se è diluvio, non lo so, cioè non è una cosa waterproof. Ma comunque sia, è un trucchetto che funziona. Io sinceramente ho provato a guardare online, ma non l'ho trovato. Se comunque esiste già e qualcuno l'ha già detto, io l'ho scoperto adesso e mi è venuta così. Allora, ecco cosa intendo, una cosa velocissima, quando metto il fissante per l'ombretto e quando no. Allora, fate un test, un attimo, sono andata a fare delle commissioni. Qui ho messo il fissante. Qui non l'ho messo. Vedete che mi è lacrimato l'occhio e infatti si è spostato tutto il Allora, make-up. alla fine è semplicissimo da fare perché ci trucchiamo come il solito, quindi vi ho detto che cosa serve? Che cosa serve? Un primer occhi. Io sto usando questo, ma qualunque va bene, basta che il primer sia color carne o incolore, ovviamente non ci vuole un primer colorato. Io sto usando questo della Bottega Verde. Fissate per ombretto, ma qualunque va bene, quindi scegliete voi tranquillamente. Funziona molto bene anche qua dell'Essence. Comunque, ci basta solo un primer. Il primer o per occhi si applica sulla palpebra prima del trucco occhi e questo lo facciamo tranquillamente, ma qui non scopriamo l'acqua calda. Vi ho fatto anche qualche clip mentre mi trucco per farvi vedere più nello specifico cosa faccio. Allora, mi trucco gli occhi come di consueto, quindi primer, ombretto e ombretto base per ombretto, l'ombretto è un colore base, è un colore di transizione per dare un po' più di definizione, sfumo, applico l'eyeliner, applico la matita per occhi, ad esempio il trucco di oggi. Ok, proprio una cosa classica. Come facciamo sempre, quindi andiamo con il pennello, andiamo a sfumare, ok. Una volta finito il trucco, andiamo ad applicare di nuovo il primer sul trucco finito. Si può fare tranquillamente con un dito, ma io voglio essere più precisa e soprattutto insistere sulla parte finale, che è quella che mi cola più spesso, e utilizzo una spugnettina piccola. Questa io la lavo tutti i giorni, è ok, però la dedico solamente a questa cosa, in modo che non sia mai sporca, perché la voglio pulita. Quindi vado a prendere un po' di primer. E vi ho fatto vedere bene la clip, ma vado comunque a picchiettarla, vedete? Essendo piccolina, va esattamente dove voglio io. Ok? E con la parte pulita lo picchietto un pochino anche sotto in modo che mi tenga fermo l'ombretto qui, che comunque dopo applico anche la cipria, ma comunque sia con il primer funziona ancora meglio. Allora, applichiamo il primer, vi farò vedere tutto nella clip sicuramente. Applichiamo il primer, ok? Poi ed andiamo con il pennello che abbiamo usato per sfumare a ripicchiettare sopra in modo da fissarlo con l'ombretto oppure coprirlo con l'ombretto in modo che non si veda il primer, ma comunque sia lo andiamo ad amalgamare con il trucco. Io questo metodo l'ho fatto, cioè l'ho anche oggi e non si vede.
vedete che non si vede, è tranquillo. E ho provato con le varie temperature, situazioni, e davvero funziona. Certo, se andiamo in una situazione che sappiamo già di piangere, oltre a mascara waterproof, non credo che possa reggere ed è più di tanto, ad esempio un matrimonio o un film strappalacrime, in questo caso non ne sono sicura, ma per le piccole lacrimazioni, soprattutto a chi ha la palpebra molto umida come la mia, io trovo che funzioni e sarei curiosa di sapere se per caso provate questo metodo, cosa tutti lo faccio tutti i giorni, perché il trucco occhi, ok, poi prendo un pochino, vedete anche la clip, ed è il picchietto e poi ci ripasso sopra, ci metto davvero 30 secondi, quindi lo faccio tutti i giorni. Io sarei curiosa di sapere se voi provate questo metodo ed a voi funziona, se vi sono stata utile, se esisteva già nella vita e io l'ho scoperto solo, ci sono arrivata da sola, quindi se per caso esisteva già e l'avevano già detto oppure si insegnava già, io questo non lo sapevo, nessuno me l'ha mai spiegato. E ci sono arrivata un po' per i fatti miei. Ovviamente il primer, come ho detto, deve essere un color carne oppure incolore. Questo, faccio vedere, questo che sto usando io è un color carne che però una volta applicato vedete che diventa incolore, assolutamente incolore, perché sennò va a alterare il colore di tutto il trucco. Ad esempio quelli scuri o quelli chiari pearlescenti non vanno bene, quelli perlati, quelli luminosi. Un primer classico, proprio classico classico, e questo funziona bene, ma trovo che funziona bene anche quello dell'Yves Rocher e quello della Essence. Sono quelli che ho provato per non andare a usare un primer di quelli che costano tantissimo, perché se poi lo facciamo tutti i giorni, non un primer assurdo, tipo, non so, un marchiaccio, però questi funzionano. E come sempre spero di essere stata utile, voglio sapere assolutamente se proverete questo metodo e se vi è piaciuto il video e vi sono stata utile e vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!